Ben trovati con il consueto appuntamento della rubrica di economia con il direttore generale della BCC di Aquara, Antonio Marino. Salutiamolo subito il nostro direttore, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi parleremo come sempre di tematiche relative all'economia, come già detto nell'introduzione, e partiamo dal rifiuto di Banca Centrale di acquisire Carige, direttore. Beh sì, questa è una notizia che interessa soprattutto a noi addetti ai lavori, insomma, perché l'istituto centrale nostro, Cassa Centrale Banca di Trento, aveva opzionato l'acquisto di Carige, la Cassa di Risparmio di Genova, che sapete benissimo non sta in condizioni ottimali. Ebbene, proprio ieri, dopo, insomma, c'è stato un confronto forte in consiglio di amministrazione, ringraziando Dio, dico io, ha prevalso la scelta di non acquistare totalmente Carige, sborsando ulteriori 300 milioni e quindi di lasciar perdere la cosa. Ci eravamo sempre espressi negativamente perché Carige è una grossa banca che ha qualche problema. Le nostre BCC sono cooperative, quella è società per azioni. Era difficile mettere insieme il diavolo e l'acqua santa, insomma, quindi abbiamo preferito, per fortuna, si è preferito di andare avanti da soli, anche perché anche noi tutte insieme, le BCC di Cassa Centrale, comunque rappresentiamo un gruppo bancario di abbastanza consistente, quindi siamo abbastanza sufficienti per fare bella figura, non c'è bisogno di prendersi case carute, come dicevano. Assolutamente sì, e voi dovete sempre più, secondo me, essere la banca del territorio. Mi ha colpito, direttore, un articolo, mi sembra, che parlasse della BCC di San Giovanni Rotondo, che diceva che la BCC, non deve essere determinata dal bilancio effettivo, ma dall'utile, ecco, che fa per il territorio. Sì, l'ho letto anch'io, è una frase, insomma. In effetti dice che la banca di credito cooperativo non va valutata in base all'utile netto d'esercizio, quello finanziario, diciamo, ma per l'utile che porta al territorio, le iniziative che fa, il sostegno che dà alle piccole aziende, alle famiglie, questo lavorio che noi mettiamo in piedi ogni giorno, che è bancario, ma che esula anche dagli aspetti prettamente bancari. E su questo noi diciamo che, ringraziando Dio, siamo una banca che ha una buona reputazione in giro, che ci siamo guadagnati una buona reputazione in giro, e questo secondo me è l'utile maggiore che noi abbiamo, indipendentemente da quando si chiude il bilancio, con quale importo si chiude il bilancio, insomma, no? Poi è chiaro che se anche il bilancio si chiude con un utile consistente che rafforza il patrimonio della banca, diciamo che prendiamo due piccioni con una fava. Però la cosa importante è questa: è come viene percepita la banca nel territorio, che fa la banca nel territorio, come lo fa. E questo è per noi un fattore di vanto. Su questo siamo d'accordo con la BCC di San Giovanni Rotondo. Non a caso poi quello è il paese di Padre Pio, quindi. Sì, infatti. Direttore, allora chiudiamo con la vendita del credito. Ecco, spiegaci un attimo, perché in realtà c'è una sorta di speculazione autorizzata in giro quando qualcuno non ha più la possibilità di pagare un mutuo e poi, insomma, subisce, diciamo così, tra virgolette, i ricatti da un'altra agenzia che è costretta appunto a chiedere questi soldi, insomma. Un po' complessa la situazione, però spiegaci meglio. Io mi sembra di aver capito che la BCC cerca di svalutare i crediti, insomma, che i risolti, ecco. Ti ringrazio per questa domanda, perché mi dà la possibilità di chiarire una cosa importante, secondo noi, è che oggi i regolatori, cioè coloro che decidono
sia politici che autorità bancarie, stanno spingendo affinché ci sia una forte riduzione dei crediti anomali presso ogni banca. Per fare questa forte, fortissima riduzione dei crediti anomali, comunque già complicato in un periodo di pandemia come questa, no? Sapete che l'economia come sta messa, spingere sulla riduzione forte dei crediti anomali è già una bestemmia, però loro spingono soprattutto la BCE, eccetera, e quindi alle banche resta la possibilità di vendere questi crediti, gli NPL, cioè le famose sofferenze. Per venderli è chiaro che li devi svalutare, perché uno non se le compra ad un prezzo significativo. Se tutto va bene ti danno il 4-5%, quindi tu devi svalutare il 90-95%, la banca deve svalutare. Dopodiché questi crediti anomali vanno a finire nelle mani di qualche società, qualche fondo, qualche di questi che fanno speculazione sostanzialmente, e i nostri clienti, i clienti delle nostre banche, vengono chiamati da queste società sconosciute e dice tutto un tratto, dice ma mi ha chiamato uno che non conosco, vuole. In effetti, da un punto di vista proprio sociale, mi sembra una cattiva scelta. Noi come banca non abbiamo mai aderito a fare, si chiamano cartolarizzazioni queste vendite, noi non abbiamo mai aderito a questa attività di cessione delle sofferenze, un po' perché non ne abbiamo bisogno, avendone poche, insomma, no, non grossi importi, perché poi ci sono banche che hanno dovuto per forza vendere perché l'indice di rapporto tra i crediti anomali e quelli normali era diventato alto e quindi hanno dovuto vendere. Noi per fortuna ne abbiamo poche, però abbiamo preferito svalutarle integralmente fino al 100% e poi continuiamo l'azione giudiziaria, ma noi non abbiamo preferito venderle perché poi è un atto, diciamo, è una scelta sbagliata. Ecco, noi non metteremo mai, non permetteremo mai i nostri clienti, anche quelli cattivi, diciamo tra virgolette, di essere chiamati da gente strana. Il rapporto è nato con la nostra banca e deve, diciamo tra virgolette, morire con la nostra banca. È eticamente scorretto mettere i nostri clienti in mano a chissà quale altra società. Ecco, io purtroppo siamo i soli a fare questa scelta strategica. Se c'è qualche altra banca che ha fatto questa scelta strategica, diciamo costosa dal punto di vista economico, ma sicuramente molto, come devo dire, non costosa dal punto di vista reputazionale e sociale. Molto bene, complimenti al direttore Antonio Marino come sempre, io ti ringrazio per l'intervento e ci vediamo la prossima settimana, direttore. Grazie, arrivederci.